Buongiorno, sono Laura Antichi, vi voglio presentare Loom, estensione di Chrome. Serve per screencast, recording, registrare lo schermo e dal punto di vista didattico può essere utilissimo per preparare tutorial, presentazioni, video lezioni. Loom Pro è gratuito per l'istruzione ora, basta farne richiesta con un account Edu. Il numero dei video comunque a cui si può accedere con l'account di base in ragione del Covid-19 è illimitato. Prima era di 25, è illimitato fino al 1 luglio 2020. I video possono essere salvati sul proprio PC. Si può anche scaricare l'app per desktop che permette l'utilizzo di strumenti. L'estensione si scarica scrivendo nella casella di ricerca di Google Loom estensione. Il primo risultato utile è questo e clicco su di esso. Vedete che questa è l'interfaccia, vi chiederà dell'estensione, vi chiederà di scaricare questa estensione. Io naturalmente l'ho già scaricata e quindi posso procedere all'utilizzo di Loom for Chrome. In alto nella barra degli indirizzi trovate la comoda icona di Loom, la vedete, questa ciambella rossa che potete attivare facilmente per poter fare screencasting. Questa è l'interfaccia di Loom personale, sono entrata naturalmente col mio account. E da qui posso dei bottoni, posso fare una ricerca dei video, posso vedere il piano dei prezzi. Vedete che il Basic è gratuito e che poi c'è anche il Pro e il team e il company. Andiamo a vedere il Pro Free, come vi dicevo prima, for teacher and the students, e posso metterlo anche in italiano e potete vedere che quello che vi dice qui, che a partire dal 12 marzo 2020 Loom Pro è gratuito per tutti gli insegnanti e gli studenti verificati nelle scuole, università o istituti di istruzione K12 che utilizzano il Loom per il lavoro in classe. A differenza delle altre modifiche ai piani e ai prezzi, in risposta al Covid-19 si tratta di una modifica permanente. Andando avanti, continueremo a fornire gratuitamente Loom Pro a insegnanti e studenti verificati. Quindi io non l'ho ancora fatto, ma lo farò. Questa novità del Pro per i docenti e gli studenti è particolarmente interessante, bisogna sicuramente farla perché offre molte funzionalità aggiuntive. Ora andiamo ai miei video nella mia interfaccia e qui vedete che ho dei video che ho realizzato e ho anche delle cartelle, dei folders 2. Vediamo ad esempio questa tutorial che contiene i tutorial. Quindi tra le possibilità che ho ci sono quelle di creare un nuovo video e di creare un nuovo folder. Posso creare
ad esempio il folder delle lezioni, new folder, metto il titolo new folder e scrivo ad esempio lesson, dove salverò i miei video delle lezioni e faccio invio e vedete comparire nella barra a sinistra, quindi tre folder, lesson, tutorial e vari. In my videos vedo tanto le cartelle quanto tutti i video che ho scaricato fuori dalla cartella. Ora vado a registrare un new video. Ho la possibilità di registrare lo screen e più la cam, ed è quella che attivo ora, e mi vedete nella webcam in basso, soltanto lo screen. E quindi non compare più la mia webcam, ma l'immagine del mio profilo, oppure la camera, unicamente la camera che posso ingrandire, il massimo dell'ingrandimento è questa, e rimpicciolire. Accanto alla webcam o comunque all'immagine, fatto screen only, trovate dei tasti molto comodi che vi permettono di cancellare la registrazione, di fermare la registrazione o di iniziare la registrazione. Ok, qui avete tutti nella casella alla vostra destra, avete tutti i settaggi. E all'occorrenza potete anche modificarli. Io registro solo lo screen only, e vado con lo start recording. Ecco, questa è una prova di dimostrazione del funzionamento di Alum. È un tutorial, volevo dire. Prima però devo condividere lo schermo. Condividi. Ecco, e adesso inizia il mio tutorial. Questa è l'interfaccia di Luma che vi ho appena spiegato. Interrompo la condivisione. Ok. E ora posso risentire la registrazione dello schermo che ho fatto. Ecco, non si sentirà perché sono in doppia registrazione, ma tutta questa registrazione è andata a buon fine, quindi posso fare il download del video che ho registrato. Posso duplicare il video oppure cancellarlo se non mi piace. Mi dà la possibilità nella barra destra di inviare il video copiando il link, di poi settare la privacy, quindi che è settata sul link sharing, ossia che il video è visibile a chi ha il link e non su public, che metterebbe il video quindi ricerca pubblica di Google. E poi mi dà la possibilità anche di invitare delle persone e di aggiungere una password. Una funzionalità molto interessante di questa applicazione è che permette sotto il video
di aggiungere dei commenti, di postare dei commenti. Posto uno per dimostrazione e a questo commento che può essere costituito da una domanda, da quindi una questione che è posta, da una chiarificazione richiesta, si può rispondere col reply e questo rende l'applicazione molto interattiva e molto utile in didattica. Ora io cancello questo video che non mi serve, potrei anche archiviarlo, invece delete, lo cancello e ritorno nella mia interfaccia. Vi ringrazio per l'attenzione e spero che questo video vi possa essere stato utile.